C'è poi un caso d'incontro avvenuto in Sicilia. Parliamo del 29 e 30 giugno 2009. Ecco cosa scrissi sul mio libro. Ovviamente trattasi di, insomma, casi di avvistamento che io ho rintracciato tramite web, tramite indagini personali, insomma, ecco. Due sorelle cinquantenni intravedono una figura umanoide che li osserva nel giardino di una villa. Una tiepida e tranquilla notte estiva siciliana, lungo la costa del comune di Augusta, dove, insomma, sorgono alcuni villaggi residenziali, tra i molti quello della Baia del Silenzio, ubicato tra la zona di Castelluccio e Brucoli. Si tratta di una zona alquanto vasta, ad accesso privato, riservata solo ai residenti che qui hanno la loro casa vacanza al mare, a pochi passi da Catania. Sono le ore 23 circa e la signora Concetta, proprietaria di una villetta, si sta riposando nell'sdraio del giardino assieme alla sorella Maria. Le due donne guardano il cielo e commentano le forme delle varie costellazioni. È stata una notte tranquilla, giornata di relax al mare, senza nulla di particolare, tranne il fatto di un incontro insolito. Un aereo della squadra antisonda, ovvero quegli aerei che sorvolano i fondali alla ricerca di sottomarini, che continuava a sorvolare la zona più volte senza andarsene via. Ecco cosa ci dice Concetta. Conosco questo aereo. Passa di qui tutti i giorni a bassa quota, intorno alle 19:30 e alle 20. Prosegue in direzione di Augusta e non torna più indietro. Di solito lo vidi solo una volta, massimo due, ma lunedì sera continuava a ripassare qui sopra facendo dei giri alquanto stretti ed era tutto molto strano. La sua quota era molto bassa. Il suo rumore era infatti troppo forte e poi perlustrava anche le colline della zona, quando di solito rimane sempre sul mare lungo la costa. Concetta e Maria Antonietta dimenticano l'episodio, organizzano la cena e poi si rilassano in giardino, portando anche un po' di cibo in un piatto per un gatto randagio che vive qui. Questa che segue è l'intervista che venne poi pubblicata dal Centro Ufologico Siciliano, appunto, che si occupò del caso. Il CUS. Cosa è accaduto a questo punto? Concetta? Erano le 23 e stavamo parlando insomma delle stelle. Il gatto era davanti a noi che stava mangiando alcuni avanzi della cucina, ma all'improvviso alza gli occhi e guarda fisso una zona buia nel retro del giardino. All'inizio abbiamo pensato che stesse arrivando qualche altro gatto, tranne che per il fatto che l'animale fissava alto. Mia sorella si alza di scatto terrorizzata, mi prende per il braccio e mi trascina dentro casa. Poi mi dice che ha visto una faccia che sporgeva da un angolo dell'abitazione e ci fissava, per poi nascondersi subito. Maria Antonietta, preferisco non pensarci troppo perché la notte non ho dormito. Mi ricordo quel gatto che all'improvviso non ha più mangiato e fissava lo sguardo in una zona alta, non in basso, come se ci fosse una persona. Cus. Cosa ha attirato la sua attenzione? Maria Antonietta. Ho avvertito un piccolo rumore, tipo le fuse di un gatto mischiate ad un ansimare, ma molto soft. Solo che non poteva essere il gatto, prima perché mangiava e poi perché è andato via. Ma quel rumore continuava. Allora mi sono agitata e mi sono girata a guardare in direzione del rumore e ho visto qualcuno affacciato da dietro l'angolo della casa. Appariva come un'ombra umana, nel classico atteggiamento di chi viene scoperto e si nasconde subito. Ma vi erano dettagli in questa figura che erano diversi e non ho capito che mi stava guardando. Ho visto i suoi occhi che apparivano simili a quelli di un gatto, che riflettevano la luce quando vengono colpiti dal fascio di una torcia. Cus. Lei ha identificato gli occhi di questa sagoma scura? Maria Antonietta, sì, ma non vi erano dettagli tipo pupilla o altro. Vedevo solo una luminosità tipo occhi di gatto. Mi sono spaventata e sono fuggita dentro casa e mi sono sentita male. Non abbiamo avuto più il coraggio di uscire in giardino. Facendo riferimento con i mattoni dei pilastri esterni,
Gli inquirenti del CUS provano a fare una stima della posizione e dell'altezza dell'umanoide. La signora Maria Antonietta, seduta sulla sdraio, da dove è stata fatta l'osservazione, gli indica la posizione, insomma, della creatura e la sua statura. Con un metro andiamo a leggere, circa 110 centimetri. Era un grigio? Gli stessi inquirenti non hanno rilevato alcuna traccia evidente né al suolo né sui muri, quindi questo essere umanoide, dotato di intelligenza autonoma, ha reagito al fatto di essere scoperto. Potrebbe essere stato direttamente teletrasportato sul luogo per una qualche attività di perlustrazione del territorio e poi riportato via con lo stesso sistema? Da tenere anche in considerazione l'episodio delle evoluzioni anomali del mezzo aereo Antisom, poche ore prima, che potrebbe lasciare pensare al fatto che i militari avrebbero rilevato una segnalazione strumentale di qualche presenza non identificata proprio nella zona di Baia del Silenzio. L'intervista è stata realizzata dagli inquirenti al Centro Ufologico Siciliano CUS, che hanno curato personalmente anche le indagini. A loro va il mio personale ringraziamento per aver concesso la pubblicazione dell'intervista su questo libro. Insomma, questo è stato sicuramente un caso interessante. Tra l'altro, poi negli anni successivi non abbiamo saputo più nulla, ma di sicuro qualche cosa è accaduto, anche perché ad accorgersi di ciò che stava accadendo è stato anche un gatto, quindi qualche cosa deve essere sicuramente successo.